Si intitola Il corpo eretico, la mostra del fotografo goriziano Roberto Kusterle, inaugurata nei giorni scorsi alla Galleria Harry Bertoia a Pordenone. Si tratta della prima esposizione di carattere antologico dell'artista goriziano, che presenta un suo articolato percorso, teso ad argomentare il rapporto dell'uomo con la natura. Roberto Kusterle, quali sono gli elementi fondamentali della sua ricerca stilistica ed estetica che emergono da questa mostra? Il fattore dominante è l'incontro dell'uomo con la natura. Sposto ogni volta l'attenzione su quello che faccio, dall'animale al vegetale, al marino, eccetera. È come in qualche modo annullare le distanze che ci sono fra noi e il mondo che ci circonda e portarle su un unico piano. Assessore Claudio Cataruzza, questa mostra di Roberto Kusterle è la terza mostra ospitata nella Galleria Harry Bertoia, che sta indicando un percorso preciso avviato dall'amministrazione. Sì, siamo felicissimi di questo spazio, oltre ad essere molto bello e apprezzato da artisti e da pubblico, sta dando grandi soddisfazioni anche per la qualità delle mostre. Questa di Roberto Kusterle è un'antologica importante, la prima della sua carriera, quindi è anche un momento per fare il punto di un progetto artistico che sicuramente continuerà con sfaccettature diverse, ma che qui segna una tappa importante come momento di riflessione, di proposizione di 25 anni di attività al pubblico.